Noi siamo in un reparto vuoto in questo momento. Anche questo era un reparto che ospitava pazienti Covid. È una giornata storica, importante per l'ospedale San Donato. Si svuota anche il reparto Covid-2. Qui non ci sono più pazienti appunto positivi al coronavirus. Il pensiero va a tutti coloro che si sono salvati, ma anche a coloro che purtroppo non ce l'hanno fatta. Gioia è il sentimento che prevale in questo momento, però nello stesso tempo anche tristezza. Cioè sono due sentimenti contrapposti, no, volendo, però dentro di me in questo momento ci sono tutti e due, tristezza e anche una commozione, perché se penso a quanto male c'è stato qua dentro. In questi corridoi, in queste stanze, sono passati circa 650 pazienti. Solo il 9% di loro è dovuto poi ricorrere alle cure della terapia intensiva. Veramente un senso, diciamo, di leggerezza e di respiro più profondo, effettivamente questa è la mia percezione, diciamo, personale. E la parte nostra, diciamo, pneumologica ovviamente era concentrata nella, come baluardo, diciamo, ultimo baluardo per cercare di evitare, diciamo, il passaggio del paziente, le persone colpite purtroppo da polmonite grave Covid in terapia intensiva, quindi battaglie di infermieri, di fisioterapisti, di medici. Un caso su quattro di coloro che ce l'hanno fatta, per fortuna la maggioranza, porta segni indelebili di questo terribile virus. Sia dal punto di vista, diciamo, clinico, sia dal punto di vista della funzione respiratoria, sia dal punto di vista del danno, diciamo, morfologico, quello che riusciamo a vedere con la TAC, e sia dal punto di vista psicologico. Sicuramente uno su quattro, ecco, mantiene dei reliquati, diciamo irreversibili, che dopo il Covid sviluppano quella che è la sindrome del long Covid, che è tutta una serie, un contenitore in cui ci sono tutta una serie di complicanze che sono ovviamente favorite dal tremenda distruzione, diciamo, del sistema immunitario, del sistema, diciamo, di reazione dell'organismo nei confronti di altri germi.